Manica, ogni giovedì alle ore 19 su Arte In. Ciao amici di Arte In, benvenuti alla seconda puntata di Osso nella Manica. Se vi siete persi la prima, dovete andare a vederla perché abbiamo insegnato il seduto e il terra. Adesso passiamo al livello un attimino più avanzato, un pochino di più. Quindi presentiamo subito gli ospiti della serata. Se n'è andata, fa niente. Vai via. Allora, anche oggi sono qui con Carola. Buonasera, che è sempre un'educatrice Cino Inci. Esatto. Ok, e abbiamo ancora la nostra Olivia, che al momento sta facendo una pausa, ma poi così dopo è pronta per lavorare. Ecco, così vedete che siamo realmente nella natura, ci sono odori, cose, bastoncini, tra l'altro abbiamo anche altri cani vicino, e lei è bella come il sole, e intanto si fa un ritiro, poi viene qua a lavorare. Ricordiamo velocemente che Olivia è una cucciola. Ha solo 4 mesi. E non è di Carola. Non è mia, però stiamo facendo un percorso di educazione base insieme. Abbiamo lavorato un paio di volte insieme e pian piano appunto stiamo costruendo un percorso da fare. Ecco, quindi comunque non è un cane per addestrato, cioè è un cucciolo come tutti i cucciuli. E deve giocare, divertirsi, esatto, e imparare appunto tutti gli esercizi attraverso il gioco. E ricordiamo, non c'è mai venuta qua, cioè è un posto nuovo, pieno di odori. Quindi è così. Ma noi la faremo lavorare lo stesso. Allora cominciamo. Olivia tesoro, raggiungici. Olivia, vieni. Wow. Vieni. Ecco, vedete così? Cioè noi non mentiamo, è veramente una cucciola, la spontaneità dei cuccioli. Allora. Abbiamo fatto vedere nella scorsa puntata seduto e terra. Sì. Adesso vedremo un attimino cosa vuol dire il resta e far rimanere il cane fermo per un tot di secondi, un tot di minuti. Ovviamente anche qui si lavora in modo graduale, quindi all'inizio si sta fermo poco tempo e poi allunghiamo il tempo appunto quando comunque lei rimane ferma per un tot di tempo. Okay. Intanto lo facciamo vedere con loro, dai. Sono già livello pro, poi lo facciamo vedere anche con la cucciolina. Allora, mettiamo il cane in una posizione, quindi o nel seduto o nel terra, seduta, dai vecchietta, brava, ok, vabbè, la vecchietta non ha voglia di sedersi, quindi la lasciamo in piedi, e all'inizio io i cuccioli lo insegno con il gesto, con la mano, ok, ferma o resta, mi sa che si è incastrata. E pensavo fosse un'anatra, peccato, ci assomiglia però alle penne come l'anatra, però cioè, è sempre un golden ragazzi, cioè. E quindi come facciamo a insegnare il resta ai nostri cani? Chiediamo al cane di rimanere fermo, resta, comando, ci aiutiamo appunto con il gesto, con la mano, e poi all'inizio facciamo un passo indietro, torniamo e premiamo se il cane ovviamente ha mantenuto la posizione. Okay. Quindi proprio un passettino, ripeto, cominciamo con esatto, pochissimo. Con i cuccioli o con i cani che appunto non hanno mai appreso questo comando. Ecco, premessa. Dobbiamo iniziare da lei. È una cagnolina anziana. Sì, ha 13 anni. Ecco, quindi si può definire già anziano il cane? Assolutamente, quindi tante volte non fa gli esercizi a perfezione come li faceva quando era giovane, è un attimino perso, più rallentata, esatto. Però si può fare anche con un cane anziano? Certo, assolutamente sì, e assolutamente aiuta al cane anziano a fare esercizi, soprattutto con il padrone. Quindi la mettiamo giù. Lei ci prova a corromperti. Lei ci prova però, cara, dai. Ferma, lei conosce ferma? Mi posso allontanare, mi posso girare di spalle? Torno sempre dal cane e lo premio. Quindi, brava. Non faccio venire poi il cane da me. Torno io dal cane. Dal cane e lo premio. Ok. Quando mi riallontano, richiedo al cane ferma, mi allontano e torno. Bravo. E quando torno premio. Esatto. Ok. Adesso ne abbiamo utilizzato il cibo, però con loro si può utilizzare il gioco, che è sempre un rinforzo positivo, le coccole. Qualsiasi cosa appunto che ci aiuti a far sì che l'esercizio si ripeta.
Ok. E comunque quello che l'esercizio avvenga nel migliore dei modi, quindi che si ripeta in modo positivo. Poi quello che io vado ad utilizzare per far sì che l'esercizio avvenga, posso utilizzare appunto qualsiasi cosa. Ok, e come tutti gli esercizi anche questo ha un inizio e una fine, cioè non è che posso dare il resta, infatti, poi me ne vado per tre ore. Assolutamente no. All'inizio chiederò al cane di rimanere fermo per un lasso di tempo appunto breve, si parla di pochi secondi. Poi posso aumentare e raggiungere anche 5 minuti. No, ma io rido perché Olivia è troppo simpatica. Il tempo che mi serve. Ok, quindi diciamo la teoria è questa sia per il cucciolo che per il cane adulto, anziano. Per qualsiasi tipo di cane, ecco. Quindi questo. Gradualmente, non è che posso pretendere un sì, quarto d'ora. Sì, l'importante è tornare dal cane, premiarlo e quando mi riallontano richiedere al cane di rimanere in quella posizione. Ok. Va bene? Adesso ci mettiamo in difficoltà, proviamo a farlo con Olivia. Proviamo a farlo con Olivia. Che al momento sta facendo un attacco. Prima. Olivia! Vieni! Vieni! Posso prendere un attimo il suo gioco? Sì, sì. Olivia, cosa combini? Ecco. Quindi qualcosa che la motivi in questo caso è il gioco. Esatto. Quindi in questo caso non andrò più ad utilizzare il cibo, ma il gioco. La sciogli. Brava. Seduta. Seduta, Olivia. Olivia, seduta. Brava. Ferma. Un passo, ritorno. Brava. Ok, quindi proprio dura praticamente un secondo sì, le prime volte. All'inizio sì, e poi comunque in questo caso avete visto quanti stimoli ci sono. Certo. Per un cane libero, poi comunque in mezzo ai campi. Magari a casa, nel salotto dove esatto. Non c'è niente, non ci sono rumori. Ok. A noi ci piace complicarci la vita, passiamo già al livello pro dove siamo pieni di stimoli. Ferma, seduta, seduta, seduta. Brava, ferma, brava! Ok, quindi cerco di allungare un po', piano piano piano, il tempo. Se il cane viene ricomincio? Esatto, e non lo premio. Semplicemente, quindi, non è che lo sgrido, non lo premio, lo rimetto seduto, gli ridò il comando e riparto. Esatto. Ok, questo fino a che non ho un tempo, tipo quanto è che un cane può stare in resta? Di solito loro rimangono in resta. Il tempo di andare a prendere le sigarette dal tabaccaio, loro rimangono sedute fuori. Cioè, quindi teoricamente ti può stare un quarto d'ora fermo. Se serve. Diciamo che insomma. O alle poste, ecco il tempo più lungo di Morgana e Grace alle poste di Medole. Ecco, alle poste è stato un lunghissimo resta. Però insomma, prossima già quando ti fa il 5 minuti è sufficiente. Signore, esatto, troviamo delle altre poste. Ok, quindi la teoria del resta è questa, la pratica anche ovviamente con Olivia, adesso non è che possiamo far vedere un resta dove noi ce ne andiamo e poi torniamo, questo è l'inizio, anche perché è le prime volte che lo fa, quindi queste schegge qui, ecco, quindi questo è e poi così si va avanti piano piano, ok, esatto. Quindi questo già è il livello dopo il seduto e terra, è un attimino più. Il resta, poi altri esercizi molto importanti, come abbiamo detto prima, sono il richiamo e camminare al guinzaglio senza che il cane appunto tiri come un matto, ecco, che comunque sia non pretendiamo che ci cammini attaccato al piede, che è quella la condotta, e quindi la utilizziamo solo in determinati casi, quando siamo in posti affollati, quando comunque il cane deve starci vicino vicino, però l'obiettivo è quello che il cane può andare un po' più avanti di noi, però il guinzaglio non deve essere mai teso. Ok, certo. Quindi diciamo in quel sempre metro mossi, che si muove il guinzaglio, esatto. Si tollera in passeggiata che esatto. Si muove da una parte all'altra, okay? Perché esatto. La passeggiata deve essere anche piacevole per il esatto. Cane, quindi poi il cucciolo di solito, a meno che comunque non ci sia uno stimolo veramente molto forte che appunto tira, ma per raggiungere questo obiettivo
di solito con il cucciolo, se si insegna già all'inizio a camminare vicino a noi, poi comunque permane nel tempo, nel senso che non ogni tanto si finisce le batterie, adesso si ricarica. Comunque niente, pensavo che questo gioco qua ci ha permesso di registrare decine di puntate. Esatto. Anche nella scorsa edizione era sempre lui. Esatto. Ecco, quindi trovate un gioco che piace ai cani. Sì, quello è anche il punto forte, no? Ogni cane comunque ha una personalità, tutti i cani sono diversi tra di loro. C'è un cane a cui piace giocare con le palline, un altro la treccia, qualcun altro i peluche. Ogni cane comunque ha il suo gioco preferito, e se io devo andare a insegnare un qualcosa a un cane, lo andrò a fare con il gioco appunto che piace di più. E non è detto che perché la pallina piace al mio cane deve piacere a tutti. Ok. Esatto. Quindi all'inizio si propongono diversi giochi per capirlo? All'inizio sì, io di solito allora, il precursore, diciamo, dove inizia tutto quanto, si chiama quadrifoglio. Il quadrifoglio che cos'è? Sono a quattro foglie e sono quattro risorse importanti. Sono il cibo, il gioco con le due palline, quindi lo scambio, io lancio una pallina e il cane me la riporti, io lancio l'altra, la treccia e le coccole, perché comunque sia anche il bravo le coccole, certo, ha un grande valore, no? E metto queste quattro cose in ordine da quello che piace di meno a quello che piace di più al cane. E di solito il quadrifoglio dura 20 minuti, quindi 5 minuti è gioco. Li faccio uno appunto con uno vicino all'altro in ordine successivo e li provo, cioè vado a esclusione. Quindi all'inizio provo la treccia, provo le palline. Allora, la treccia vedo, ti guardo, non gliene frega niente, dici ok, non e guardo piace. Quello che piace di più, quello che piace di meno. In base a quello inizio a giocare il giorno successivo magari con quello che è piaciuto di meno. Quindi al cane piace di meno giocare con le palline, gioco con le palline, poi metto le trecce, poi metto le coccole, poi metto il cibo. Okay. Ci sono alcuni cani che preferiscono le coccole al cibo, alcuni cani che preferiscono il gioco al cibo, non è che tutti sono per solo per il cibo, certo. Ci sono cani che del cibo non gliene frega niente. Quindi bisogna trovare altre strategie, esatto, anche col booster che niente fa. Esatto, perché ogni cane ha la sua chiave di lettura e se non si trova appunto la chiave giusta, la serratura non si apre, quindi non riesco a comunicare con quel cane. Perché cioè, ha finito le file. Allora, io direi che chiudiamo questa puntata, così facciamo ricaricare le pile di Olivia e diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Va bene. Carola, dove possono contattarti se hanno bisogno di te? Telefonicamente 348-8684-577 oppure sui social Instagram e Facebook Carola Castellini. Quindi con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Osso nella Manica. Ciao! Ciao! Osso nella Manica, ogni giovedì alle ore 19 su Arte In!